Il Museo dell'Arredo Contemporaneo di Russi raccoglie una collezione di design e arredamento di interni tra le più importanti in Europa e oggi i ragazzi del liceo artistico Ballardini di Faenza hanno avuto l'occasione di visitarlo. Un museo poco conosciuto, ma in realtà bellissimo qui in periferia Russi. Che museo è? Quando è nato? Un po' la storia. Qui siamo al Museo dell'Arredo Contemporaneo, è nato su, è una creazione, diciamo così, di Raffaello Biagetti, che nel 1979-80 decise di crearlo. Chiamò tre esperti, tre architetti, Giuseppe Chiggiotti, tuttora professore alla Domus Academy di Milano, Filippo Alison e Caspar Koenig. E chiese loro se potevano costruire una storia dell'arredo, una storia del design. È importante chiamarlo arredo perché allora la parola design non esisteva e qui appunto non ci sono come negli altri musei di design, disegni di macchine o caffettiere, oggetti, ma proprio solo arredo, interni. È la storia di come gli uomini vivono dentro le loro case. Inizia da Gaudì, quindi dal 1880, dagli Shakers, passa un po' in tutti i paesi, no? Esplora un po' Vienna, il Bauhaus, esplora la Finlandia con Alvar Aalto, fino all'Italia, la nostra Italia un po' così bistrattata al momento, ma dobbiamo ricordarci designer e architetti importanti, importanti come Gio Ponti, Franco Albini, Gaetano Pesce, Ettore Sozzas, che tra l'altro ha costruito l'architettura accanto a questo museo, quella blu. Oggi siete venuti in gita qui al Museo a Russi, che cosa ha visto e cos'è il pezzo che ti è piaciuto di più e perché? Io ho visto tanti esempi di vari, di vari stili artistici architettonici. Quello che mi è piaciuto di più è stato il modello serie up di Gaetano Pesce perché la sua forma a piede è molto, molto originale e sinceramente lo vorrei in camera mia. Il tuo pezzo preferito di questo museo perché? JT Rietveld Zigzag. Non c'è un perché, perché mi piaceva. Che cos'è? È una sedia fatta a zigzag. Il tuo pezzo preferito perché? È una vecchia poltrona Frau che è vicino a un pezzo di Gropiu. Che cioè, è bella perché spicca in mezzo a tutte le altre. Perché è così grossa e vecchia e poi è morbida. È comoda. Il tuo pezzo preferito perché? La chaise longue di Le Corbusier perché è molto comoda e una bella forma, mi piaceva. Il tuo pezzo preferito perché? Il mio pezzo preferito è quello eseguito da Mario Cerioli, che l'ha chiamato La Rosa dei Venti, perché mi ha sorpreso soprattutto l'attenzione con cui l'ha realizzato. Ogni singolo dettaglio e come ha incastonato i pezzi per eseguire il tavolo. Cioè, per me mi ha colpito la sua attenzione. Il tuo pezzo preferito perché? Tutti, il mio pezzo preferito è Pingna, Paul Henningsen 1957. Mi è piaciuto perché ha un bel design. Il tuo pezzo preferito perché? La Paimo di Alvar Aalto perché è molto semplice e curvilinea, mi piacciono queste qualità. Il tuo pezzo preferito perché? Mi piace l'armadio Casablanca di Ettore Sozzas perché è particolare. Cos'ha di particolare? È colorato, forte, mi piace. Il tuo pezzo preferito perché? A me piace Red and Blue di Rietveld perché è molto provocante, pieno di colori e a me piacciono i colori, quindi anche nelle opere che faccio io riempio sempre tutto di colori, quindi mi caratterizza. Il tuo pezzo preferito perché? C'è una sedia a forma di guantone da baseball e mi piace molto perché cioè, ti dà l'impressione di stare in una mano, ti fa sentire piccolo. Il tuo pezzo preferito perché? Il mio pezzo preferito è la poltrona di Gaetano Pesce perché
si chiama mamma e mi dà la sensazione di stare, non so, appoggiata ad una madre, non lo so. Com'è fatta? Appunto, sembra che abbia due seni e le gambe, non lo so. Francesca Diletta per Faenza Web TV.